Ok, dunque io non sono un poeta, non sono storie poetiche, sono storie così, facci sì, come si dice a Bergamo. Ok? Bella Lugosi vive, Bella Lugosi è vivo, uno spettro col suo incedere ormai flebile ed etereo ricorda la mia ombra che qualcuno disse semi dimenticata realtà perduta, quanto caducea sia la natura di ogni vanità a leccare e marchiare la vostra estate, ciò che siete, leccate i suoi stivali, a lei piace come. Oh monia, 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 dea sublime, implacabile, curami. Era sola, abbandonata nel buio oscuro della sua anima. Non c'era luce, sebbene intanto insipide risate di circostanza riempissero il pesante del giorno. Ma si proseguiva, seguì una tigre interiore che dea, sublime e implacabile, andava saziata. Seguì dunque la traiettoria astrale e entrò in contatto con gli adorati Walker Boots. L'altra li sapeva portare e assecondò le sue voglie e frenesie dal sapore di cuoio nero e scuro d'arca, tal segno. Curava il suo cuore, lei cura il suo cuore! Monia, curami! 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 Monia, curami! Amore lesbico, monia curami. Ok, prossimo. Il prossimo parla di un viaggio all'LSD, l'LSD, l'acido lisergico, no? Avvenuto da queste parti, anzi no, verso Perugia. C'è un lago da quelle parti, no? Per due ore non accade nulla. Non sono il protagonista di queste cose che canto. Io non sono le cose che dico. Non faccio altro che raccontare storie. Dopo due ore fu lanciato un sasso e... Tutto sembrava perduto e lui pose un'ultima richiesta che pareva percorribile, ma fortemente splendeva realizzabile come un cerino acceso in un pagliaio che brucia senza posa, infischiandosene nel travestimento stesso del lago, nel travestimento stesso del lago. L'elucubrazione non cessava di colpire e una rana gigante attraversava la linea d'incontro di alte spirali di fuoco. Un individuo che si ricopre di peli, il resoconto di una scena altresì commovente nell'ammissione di colpa. Lui chiese, lancio un fiammifero nell'acqua. Posso farlo, ma lo aveva già fatto da due ore. Aspettava da due ore di volerlo fare. Suonare da sobri è pazzesco. Suonare da sobri mi sembra pazzesco. Suonare da sobri è pazzesco. Io non vivo, io inalo. Come Sgt. Pepper dei Beatles. Il componimento termina con un accordo sospeso in mi maggiore. Grazie mille. Grazie. E ci avviamo inesorabilmente alla fine con questi ultimi due componimenti. Il primo sono i miei personaggi che ho sempre in mente, il grande, grandissimo, inarrivabile Duca di Bergamo. Onorate il Duca. Ok, e tra l'altro questo pezzo dovrebbe rientrare nella vostra di cultura, che qui siamo a Rimini, a Marconi. Io avevo in mente quella scena della Gradisca, qualcuno in mente Fellini, era riminese, no? E ho in mente questo transatlantico, il Rex, con questi accordi. E poi c'è questo accordo finale, l'accordo Paolo Manzolini, lo fa solo lui, maestro di Bergamo.
si settima minore con quinta aumentata. È un po' come l'accordo Hendrix. O l'accordo J. Greenwood. Di Radiohead. Ok. Un transatlantico. Naviga a tutta forza, veloce, rapido, impavido, tenacemente. A bordo nobili giocano sul ponte, si divertono. Il duca si defila, facendo lustro di medaglie mai conseguite. Si dilegua gelatinoso dal ponte di comando. Mentre lei indossa stockings nere su scarpe vertiginose. Le indossa da 3 giorni ininterrottamente per lui, per le sue voglie. Ogni cosa arriva a sera, per ogni cosa arriva la sera. E ogni cosa scompare, ogni cosa svanisce nel sole. Grazie mille. E ci, ho detto prima, accordo, accodarsi. Si accoda quindi l'ultimo brano, dall'accordo all'accodarsi, il passo breve. Sono il figlio di un uomo morto, di leucemia. Ma non è questo il punto. Non so se qui a Rimini interessa, ma da noi interessano ancora gruppi psichedelici, Grateful Dead, Jefferson Airplane, i Motor Psycho. Non vi piacciono, non lo so, vabbè. Comunque, quando mio padre morì, mi chiamò dall'ospedale e mi disse: sto andando, sto... E poi balbettò delle frasi come un bambino, no? Avete presente il brio dei Pink Floyd? Si sente un bambino. Embryonic Journey, un viaggio embrionico, direbbero i Jefferson Airplane. Questo è un viaggio all'LSD che fece una ragazza dalle parti di Bergamo 26 anni fa e non è più tornata indietro. Si accoda, si accorda, si accoda all'infinito! Arrivo giugno e uscì a fare una passeggiata, c'erano siringhe per terra, mi muovevo svelto, ripensavo ad un tempo 20 anni prima, stesso periodo, c'è un serpente seduto e il fogliame di una corona d'alloro, una persona che parla di tutto e niente, frigge come uova, ronza come un frigorifero, la migliore in matematica della classe, non ha mai smesso di viaggiare né di avere visioni incubi, è la preferita di papà, ma è soltanto Ulisse che non ritorna. Entrambi.
Shiny, shiny, shiny piece of black. Uccide Trump, grazie.